Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Oggi con le ultime notizie come Davide Silvestri ha sposato la sua Lily il 3 luglio e al suo matrimonio si è formata una coppia in attesa. L'ex concorrente del GF VIP 6 ha coronato il sogno d'amore con la bella Alessia e il matrimonio è stato davvero molto emozionante. Davide Silvestri, grazie al percorso nel reality Mediaset, ha avuto modo di riflettere sulle cose importanti della vita e di riscattarsi. Non ha negato che dopo aver raggiunto la fama da giovanissimo ha avuto un momento buio che lo ha portato alla decisione di abbandonare la TV. Durante la permanenza nel programma ha maturato un'idea che da tempo ponderava, ovvero sposare Lily. Al suo matrimonio sono stati visti due invitati a sentarsi insieme. Di chi si tratta? Davide Silvestri, due inviati appartati. Davide Silvestri ha dimostrato di essere un uomo riflessivo e educato anche se, nel corso del reality Mediaset, non sono mancate discussioni. Un percorso particolare è quello dell'attore che ha raggiunto la fama da giovanissimo, nonostante ciò, il pensiero di dovervi poi rinunciare è stato più forte del lasciarsi abbagliare. Ha ritrovato così la serenità ed ha avviato l'azienda che produce la birra Lira, che lo rende davvero appagato. La sua vita è condivisa con la meravigliosa Lily che abbiamo avuto modo di conoscere al GF VIP. Il loro matrimonio è stato a tema contadino e Davide Silvestri è arrivato in trattore alla cerimonia. Alcuni ex inquilini del Grande Fratello VIP hanno partecipato all'evento e sono Katia Ricciarelli, Giucas Casella, Baru e Jessica Selassie. Qualcuno ha notato l'assenza improvvisa di due invitati. Sapete di chi si tratta? Ecco di chi si tratta. Davide Silvestri e Lily hanno organizzato un matrimonio dove gli invitati si sono vestiti a tema contadino, compresi gli ex vipponi. Baru si è occupato della cucina e della preparazione delle pietanze. Inizialmente i presenti hanno notato un certo gelo tra lui e Jessica. Ad un certo punto, come riporta anche facechat.it, si è notata l'assenza di entrambi. Sembra che i due si siano appartati e la notizia ha scatenato il web che li vorrebbe assieme nonostante la smorzata fatta dalla Selassie di recente. Davide Silvestri ha sposato la sua Alessia e il matrimonio ha fatto riavvicinate due ex vipponi. Si ipotizza che abbiano fatto chiarezza sul rapporto e messo in ordine le cose in sospeso. C'è chi lo vede come un avvicinamento sospetto e chi invece no. Per noi la cosa che conta è che abbiano ritrovato un rapporto sereno dopo aver condiviso un'esperienza così importante. Nel frattempo facciamo i migliori auguri a Davide Silvestri e alla sua strepitosa moglie. Grazie per aver guardato l'intero video. Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.